Ciao a tutti, allora la videopillola di oggi devo dire che l'ho aspettata con ansia perché si parla di una specie che, come dire, mi è entrata nel cuore ormai anni e anni fa. Il ratto, cioè il ratto da compagnia, il Rattus norvegicus, che non è questo, ma è questo. Allora, il Rattus norvegicus è un animale estremamente sociale, quindi vive in colonie molto numerose, di conseguenza è assolutamente importante quando andiamo ad adottare un ratto, non adottarne uno solo, ma adottarne almeno due o più di due. Tendenzialmente sono animali notturni e crepuscolari, ma si adattano molto a vivere poi con la famiglia, quindi con gli umani, quindi ad essere attivi anche di giorno. Sono animali estremamente intelligenti, e possiamo insegnargli veramente tantissime cose, possiamo insegnargli di tutto, imparano a fare tantissimi, tantissimi giochi. Ok, come dimensioni? I ratti, le femmine raggiungono circa i 300 grammi, da adulte, mentre i maschi possono raggiungere addirittura i 500 grammi. Se la cosa che più vi turba è la coda, vi prego di andare a cercare un ratto e di toccarla, perché la sensazione è assolutamente quella di toccare la seta, quindi la coda è assolutamente morbidissima. È un tipo di pet estremamente di moda, soprattutto nel nord Europa. È un pet assolutamente adatto ai bambini. L'unica pecca relativa a questa specie è purtroppo la durata di vita. Tendenzialmente vivono in media, purtroppo, solamente 3 anni. Ok, vediamo come poter gestire un ratto da compagnia in casa. Ovviamente avranno bisogno di una gabbia. La gabbia deve essere più ampia possibile, ovviamente sicura in modo tale che i ratti non possano evadere quando non vogliamo, e tendenzialmente strutturata a più piani e dotata di tutti i comfort, quindi i ratti amano le comodità. Quindi farli dormire per esempio in amache a uno o più piani, oppure negli Sputnik, quelli di plastica che si attaccano all'alto, e fornire appunto la gabbia di tantissimo arricchimento ambientale, e quindi tubi, tunnel, tutto ciò che ci può venire in mente, coperte, quindi sono animali, ripeto, che amano stare sul morbido. Sul fondo della gabbia ovviamente ci deve essere una lettiera. Imparano abbastanza bene a andare a fare i bisogni, quindi le feci e l'urina, tendenzialmente nella lettiera. Una cosa fondamentale riguardo la lettiera: va tenuta estremamente, estremamente pulita. Sono animali, infatti, che possono respirare solo dal naso, quindi sono molto sensibili a irritazioni delle prime vie respiratorie. Quindi, se non puliamo bene la lettiera e se si liberano dei fumi di ammoniaca dalle urine, possono effettivamente andare a creare delle irritazioni importanti sulle prime vie respiratorie dei nostri ratti. Ne esistono varie tipologie, in realtà. Esistono i cosiddetti ratti Dumbo, che hanno delle orecchie più grandi del normale, i ratti Rex, quindi con un pelo e i baffi arricciati, esistono i ratti nudi, e comunque esistono di tantissimi colori, addirittura i ratti albini. Una delle meraviglie, secondo me, di questa specie è che è possibile abituarli benissimo a vivere anche al di fuori della gabbia, a uscire con noi, a fare delle passeggiate. Possono essere abituati a pitturina, ma tendenzialmente i ratti, come potete vedere, amano stare su di noi, amano stare nelle felpe e amano stare soprattutto sulle spalle e nei cappucci. Quindi una volta che si sono abituati e si fidano di noi, è possibile fare con loro delle passeggiate all'esterno, è possibile portarli a giro per casa e quindi fare effettivamente tante attività con loro. Sono, come avrete notato, più agili di un criceto, ma meno agili magari di un Rattus rattus e quindi dei ratti selvatici. Quindi attenzione, possono comunque cadere e farsi male. Allora, arriviamo all'alimentazione. Tendenzialmente i ratti sono animali onnivori, quindi la dieta deve essere estremamente varia, ma una delle patologie più frequenti è l'obesità, quindi dobbiamo fare attenzione che la dieta non li faccia ingrassare troppo, quindi la dieta deve essere povera di grassi e ricca di fibre. Esistono in commercio dei croccantini, quindi dei pellet specifici per ratti, con un tenore di proteine che si aggira intorno al 22 o 27%. Oltre a questi croccantini, questi pellet, dobbiamo fornire molta verdura, sia cruda che cotta,
un po' di frutta, yogurt e cereali integrali. Ma per poter evitare appunto che il nostro gratto ingrassi troppo, una delle attività in assoluto da consigliare sono le cosiddette attività di foraging. Che cosa intendo? Invece di avere il cibo a disposizione nella ciotolina, quindi tutto all'interno della gabbia, ricordiamoci che magari i ratti in natura per procacciarsi il cibo consumerebbero tantissime calorie, quindi farebbero tanto movimento. Quindi le attività di foraging non sono altro che cercare di stimolare il ratto a andarsi a cercare il cibo al di fuori della gabbia, quindi creare dei percorsi, dei tunnel e creare delle soluzioni in realtà abbastanza semplici che però obbligano l'animale a dover faticare per arrivare al premio, al cibo. Queste sono soluzioni molto semplici, quindi la parte interna della carta igienica con all'interno il cibo e quindi il ratto può mordere, rompere e distruggere il cartone. Questa invece è una pallina all'interno della quale possiamo mettere dei pezzettini di cibo secco, quindi piccoli croccantini, piccoli pezzettini di frutta secca, e il ratto deve imparare a farla rotolare per poter far uscire dal buco il premietto. Questo è per esempio un contenitore di uova, sempre di cartone, quindi si parla di materiale a bassissimo costo, e questi sono sempre dei tunnel. Quindi cercare di rendere la vita difficile ai nostri amici per poter evitare quindi l'obesità. Le stesse tecniche si possono utilizzare poi semplicemente per farli giocare, quindi le cosiddette scatole di sabbia o rice box, cioè i giochi che sono sempre a disposizione nella gabbia. Dopo un po', diciamo, possono venire a noi, e quindi tenersi dei giochi che offriamo a loro solo in determinate circostanze, quindi farli uscire dalla gabbietta e per esempio offrirgli queste scatole in cui mettiamo materiale in cui il ratto può scavare e quindi riuscire ad espletare anche questa attività che fa parte delle loro attività naturali. Occhio a evitare quindi cibi estremamente zuccherosi, estremamente calorici, soprattutto dolci e cioccolata e quant'altro. È importante anche abituarli a il cibo più vario possibile, perché i ratti sono tendenzialmente anche neofobi, quindi hanno paura di ciò che non conoscono e tendenzialmente non mangeranno cose che non hanno mai visto prima. Abbiamo detto che i ratti possono soffrire spesso di patologie respiratorie. Una fra tutti è la micoplasmosi, quindi una patologia batterica purtroppo molto grave che può arrivare a creare delle polmoniti effettivamente a volte anche letali. Una caratteristica molto curiosa che vorrei farvi vedere è che il ratto, quando non sta bene in generale, aumenta la produzione di porfirine. Cioè le porfirine sono dei pigmenti rossastri che può secernere dagli occhi o dal nasino, che spesso il proprietario magari all'inizio scambia per sangue. Non è sangue, sono semplicemente dei pigmenti, ma comunque vogliono dire che c'è qualcosa che non va. Altre patologie possono essere patologie della pelle, quindi legate alla presenza di ectoparassiti, e poi patologie dentali. Hanno degli incisivi effettivamente molto lunghi che possono andare incontro a problematiche. Un'altra cosa molto 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 importante riguardo alle patologie purtroppo è il capitolo delle patologie neoplastiche, quindi dei tumori. Il tumore in assoluto più frequente è assolutamente quello legato alle mammelle, quindi il tumore mammario. Oltretutto il tessuto mammario nei ratti è veramente molto diffuso, quindi parte da sotto il collo, gira intorno alle ascelle, prende tutto torace, addome e arriva fino al livello inguinale. Quindi hanno dei tessuti mammari molto molto estesi. Appunto, estremamente frequente è la trasformazione neoplastica, quindi si formano dei tumori che possono raggiungere dimensioni molto molto elevate. Quindi è nostro compito assolutamente andare a prevenire la formazione di tumori mammari attraverso la sterilizzazione in età precoce. Esistono anche in questa specie due tipi di sterilizzazione: quella classica, che è quella chirurgica, che se effettuata in età precoce richiede solamente l'ovarectomia, quindi la rimozione delle ovaie, e poi esiste la modalità chimica, diciamo, quindi l'inserimento di questo chip sottocutaneo che va a bloccare l'attività ormonale. Tendenzialmente quella chirurgica è più rischiosa perché richiede un'anestesia, ma è definitiva, mentre quella chimica
corpo richiede ovviamente l'applicazione di più chip durante la vita. Altro motivo fondamentale per richiedere la sterilizzazione delle femmine e la castrazione dei maschi è ovviamente evitare la riproduzione. Sono animali estremamente prolifici. La maturità sessuale la raggiungono fra il 65esimo e il 100esimo giorno di vita, quindi sono molto precoci e possono fare molti figli. Quindi, onde evitare di riempirci le case e ricordiamoci che non è facile trovare delle persone che adottano e trattano bene i nostri amici ratti, evitare appunto la riproduzione in maniera eccessiva e quindi sterilizzazione e castrazione. Quando il nostro ratto supera i 2 anni, 2 anni e mezzo, ovviamente diventa un ratto anziano e noteremo che le necessità e le richieste cambiano completamente. I ratti anziani devono essere trattati adeguatamente, quindi magari non ce la fanno a fare le scalette, quindi fornire tutto su un piano solo, fornire materiale morbido perché spesso hanno debolezza sul treno posteriore, quindi sulle zampette posteriori, possono avere problemi cutanei, problemi dentali, e possono dimagrire, quindi affidarsi a un veterinario specializzato perché in età anziana, ripeto, hanno necessità che variano molto rispetto alla vita giovanile. Io spero di avervi appassionato a questa specie, che ripeto è meravigliosa. Come avete visto, lei è stata tutto il tempo con me sulla spalla e vi saluto alla prossima pillola. Saluta, ciao!